Il termine di archetipo implica che qualcosa ha un'origine lontana, ma proprio perché ha un'origine lontana può ripresentarsi nel tempo in forme diverse. Questo ritorno di una immagine o di un concetto archetipo attraverso i tempi fa sì che questo archetipo possa diventare come l'anima di una forma storica. In molte di queste opere ho trovato un legame con un archetipo specificamente artistico o specificamente pittorico. Per esempio, nel quadro di Dana Schutz ho trovato una relazione con il quadro di Bruegel, I ciechi che guidano i ciechi, nel Museo di Capodimonte di Napoli. Il mio collegamento di storicità e archetipo indica che un'immagine o un concetto abbiano una loro origine lontana in un altro momento della storia dell'arte. La presunta morte della pittura, che torna a essere dichiarata ogni decennio, in parte è dovuta all'uscita dell'artista dalla convenzione o dalla tradizione dei mezzi impiegati fino ad oggi. L'artista che ricorre, diciamo così, all'oggetto come un'alternativa alla pittura ha anche lui un suo archetipo, che è Duchamp, riproposto in tantissime forme. Può darsi che la pittura risorga sempre di meno, sembra che sia stato già detto tutto, come in qualche modo nel linguaggio della letteratura, però ci sono ancora persone che sentono il bisogno di scrivere poesia. La pittura sente il bisogno di rinterrogare l'arte, e interrogare l'arte si può fare riproponendo la pittura in un modo che introietti tante altre esperienze artistiche che sono esperienze artistiche contemporanee, comprese quelle della fotografia, del video, eccetera. Infatti non è un caso che oggi quasi tutti i pittori usino come base del loro quadro non il disegno tradizionale, ma il Photoshop. L'arte occupa molti più spazi o molti più interstizi di quanto non occupasse in passato, proprio perché questa è, come si dice genericamente, una civiltà dell'immagine. Il fatto è che l'immagine è oggi un linguaggio universale che corrisponde a questo fenomeno di globalizzazione culturale, molto al di là di quello che possono fare i linguaggi parlati, i linguaggi verbali. La pop art e l'arte concettuale sono stati dei linguaggi che hanno influenzato tutte le culture mondiali in un modo in cui non avrebbero potuto farlo i romanzi di Faulkner o i romanzi di Hemingway. Il linguaggio di Warhol e di Basquiat possono influenzare le culture di qualsiasi parte del mondo. Sono degli artisti che uno può classificare genericamente rappresentazionali e altri artisti che uno può classificare come astratti. Però quasi tutta l'astrazione che si fa oggi è un'astrazione che, anche se non rappresenta oggetti, rappresenta segni. E i segni sono altrettanto rappresentazionali dell'immagine referenziale. E così come molti pittori a prima vista rappresentazionali hanno un subtesto concettuale. Nel lavoro di Jules de Balincourt gli elementi astratti e elementi rappresentazionali sono quasi inscindibili l'uno dall'altro. Per esempio, un quadro di Kelly Walker. Per me è impossibile dire
che questo non sia un quadro astratto e che allo stesso tempo non sia un quadro rappresentazionale. Oggi c'è parecchia arte che ha bisogno di una spiegazione per essere compresa, però l'arte è un prodotto storico. Ogni opera d'arte ingloba tutta una serie di riflessioni e di conoscenze della storia. Chi conosce la storia dell'arte molto profondamente reagisce a un quadro vedendo all'interno di questo quadro tante scelte, sia coscienti, sia non intenzionali, che l'artista ha fatto. Chi ha una scarsissima conoscenza della storia dell'arte reagisce semplicemente all'immagine che vede.